Presidente del Consiglio, eccolo qua. Buonasera. Allora. Buonasera a tutti. Una serata di lavoro su qua sempre molto ben voluto, sempre noi cerchiamo di far venire dubbi al pubblico che la adora, spero che non ce ne vorrà, ma ci dica. Vi riunirete ancora domani, avete lavorato tanto fino adesso, stanotte vi riunirete ancora, lo spread a 300, siete preoccupati? Semplicemente stiamo finendo di mettere a punto gli ultimi dettagli di questa manovra, perché vogliamo essere il più chiari possibile. Io ho sempre detto che nei prossimi anni, cioè nel 2020 e nel 2021, potevamo abbassare il debito e lo potevamo abbassare con la crescita, con gli investimenti, con il fatto che facendo il reddito di cittadinanza, superando la Fornero, la pensione di cittadinanza, avremo aumentato la possibilità di spendere e quindi avremo favorito la crescita. Stiamo lavorando a nuove coperture per abbassare il debito più velocemente, ma deve essere chiara una cosa. Sul 2,4 non si arretra, sui 10 miliardi al reddito di cittadinanza non si arretra, sulla legge Fornero non si arretra, sulla pensione di cittadinanza non si arretra. Quelle sono le nostre battaglie. Io ho ascoltato con molta attenzione il professor Cottarelli. Ho ascoltato con molta attenzione il professor Cottarelli. L'unica cosa che non c'è, ma non ce la deve mettere un professore, ce la dobbiamo mettere noi, in questo discorso, è il cuore. Cioè sono le persone, è la macelleria sociale fatta in questi anni col Jobs Act, con la legge Fornero, con i truffati, con le truffe delle banche con cui hanno truffato tantissimi cittadini. Allora, io devo guardare a quella gente, Presidente, io non posso essere a 32 anni il liquidatore fallimentare dell'Italia, capisce? Io non posso mettermi solo a guardare qualche numerino, noi dobbiamo fare un grande atto di coraggio, che allora, è far crescere il paese aiutando la gente. Allora, intanto la ringrazio perché questo collegamento che funziona e non funziona è figlio del fatto che lei doveva venire in studio, ma pur prolungandosi la riunione abbiamo fatto un collegamento. Scusa. No, anzi la ringraziamo e abbiamo fatto un collegamento volante. Ora però questo ci creerà un problema che ha delle difficoltà nel sentire tutte le volte che io la interromperò, quindi se mi dà delle risposte brevi io la interrompo meno possibile. Allora, il problema che diceva Cottarelli è, non è tanto il fatto che loro diano soldi alle persone che stanno messe peggio, è il fatto che li chiedano in prestito per darli alle persone che stanno messi peggio, e quando un prestito si fa poi bisogna in qualche modo restituirlo. E se vediamo quello che succede nei mercati, e la gente inizia a dire, ma questi italiani che chiedono così tanti soldi, poi me li ridanno, fammi avere un interesse un po' più forte. In fondo questo sta succedendo. Beh, è chiaro ed evidente però che questo stesso 2,4 di deficit quest'anno sia stato descritto in maniera diversa dai livelli di deficit degli ultimi anni. Forse perché negli anni precedenti il deficit si faceva per dare i soldi agli amici degli amici, farsi le marchette elettorali e sempre darle ai soliti banchieri. Questa volta si sta dando a un po' di gente che è stata massacrata in questi anni. Però dobbiamo anche dire che le tensioni sui mercati nascono da dichiarazioni, secondo me, irresponsabili della Commissione europea, legittime possono dichiarare, ma irresponsabili, che si legano al fatto che non hanno ancora letto la manovra e già la commentano negativamente. E però, questo, secondo me, è proprio sbagliato, dimostra un pregiudizio. Presidente, è un pregiudizio, ma lei trova così strano che si chiedano interessi più alti per prestare soldi a qualcuno che ha un debito enorme e invece di restituire denaro ne chiede ancora? Noi siamo un paese che ha un bilancio, io vorrei ricordare una cosa, a differenza di tutti gli altri paesi europei, noi siamo un paese che ha un bilancio inattivo, al netto ovviamente degli interessi sul debito. Quello che noi stiamo facendo non è prendere in prestito soldi per non restituirli, noi stiamo facendo come fa una famiglia quando sa di incassare dei soldi alla fine dell'anno prossimo, ma adesso non ha i soldi per iscrivere all'università il proprio figlio. Che cosa fa? Chiede un piccolo prestito, iscrive all'università il proprio figlio e poi, siccome quei soldi li incasserà alla fine dell'anno prossimo, li restituisce, magari anche con un po' di interessi. Però, il Presidente, tema vero è che invece qui si pretende continuamente di continuare
a tagliare alla sanità, ai servizi, alle pensioni per tenere in equilibrio dei conti che non stavano in equilibrio, perché ci possiamo dire una cosa, il debito pubblico ha continuato a segnare record, Lenta Gentiloni mi hanno lasciato 192 miliardi di euro di debito, a me stanno rompendo le scatole per 10 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza e meno di 10 per la legge Fornero, è una cosa assurda. C'è una cosa su cui però... diciamo, non riesco a seguirla. Cioè, lei dice, mi hanno lasciato tantissimi debiti, li hanno spesi male, dal suo punto di vista, lei è capo di una parte politica e dice, finora si è sbagliato tutto. Fatto sta che quel debito c'è. Adesso lei dice, io posso andare a chiedere in prestito dei soldi per darli a chi sta male? E uno le risponde, sì, però i termini del debito si contrattano. Cioè, lei va sul mercato e dice, me li date a poco? E quelli dicono, no, te li diamo a 300, 310, 320. Lei dice, maledetti, ma quelli sempre decidono. Allora, lei c'ha... gestisce questa cosa dello spread? Sto attaccando i mercati, O se ne lamenta? Ecco, il punto è, lei gestisce questo problema dello spread. E quindi dice, beh, vabbè, io ho chiesto troppi soldi, ora vi dico che forse ve ne ho chiesti troppi, rientro un po'. In fondo così si fa nelle famiglie quando si chiede un prestito, non è che si va là davanti alla banca e dice mannaggia me li devi dare. Ma non è questo l'atteggiamento. Noi infatti volevamo avviare la negoziazione, la vogliamo avviare la negoziazione sulla legge di bilancio per i prossimi anni con l'Unione Europea, che poi come ben saprete è una lunga negoziazione, che parte ovviamente da dei principi inderogabili che è aiutare le persone per favorire la crescita, fare gli investimenti per favorire la crescita e ripagare il debito. Cioè quello che abbiamo fatto anche oggi nella riunione di vertice di maggioranza col ministro Tria e col presidente Conte è stato legata ad un solo principio. Noi abbiamo i soldi per ripagare il debito, tagliamo le spese improduttive, tagliamo i 1000 Air Force Renzi che sono annidati nei vari gangli del bilancio dello Stato, tagliamo le spese inutili e cominciamo a fare investimenti per fare crescita economica. Vedrete che potremo ripagarlo il debito, ma io qui vedo un pregiudizio di base, è che tutti pensano che come governo del Movimento 5 Stelle e della Lega non siamo capaci di farlo, siamo perché quelli al di prima punto, erano la statisti. Ci hanno ridotto in macerie quelli di prima e venivano trattati come statisti. Noi siamo arrivati da 4 mesi e veniamo sempre trattati come gli incompetenti appestati. Abbiamo tanto da imparare, allora, però non da quelli di prima. Io ora le presento Massimo Franco e Mirta Merlino, sapete, Corriere della Sera, l'aria che tira, che mi aiuteranno a intervistarla. Però le faccio una domanda. Senta. Nei confronti di chi le deve prestare i soldi, al di là che siete Lega e 5 Stelle e quelli di prima era establishment, vedere che quando si arriva alla decisione del 2,4, dopo che si è litigato col proprio ministro dell'economia, dopo che sono girate tutte, si sale sul balcone di Palazzo Chigi e si festeggia con sotto i propri parlamentari, ma quello non è una cosa che un tedesco la vede e dice, beh sì, stiamo tranquilli, offriamogli del denaro. Quello è Palazzo Chigi. Io voglio spiegare una cosa su questo però. Quando voi ci vedete esultare da un balcone è perché dopo veramente tanti anni finalmente c'è una manovra del popolo che comincia a ripagare il popolo. C'è gente che mi chiede da 6 anni di poter superare la legge Fornero per andare in pensione e lasciare anche spazio ai suoi figli e ai suoi nipoti che cercano lavoro. Quando io ottengo la possibilità di fare il reddito di cittadinanza, sto dicendo che c'è un ragazzo in depressione in un letto da 3 anni che ha mandato curriculum a tutto il mondo e nessuno gli ha risposto, che lo stiamo rimettendo in carreggiata, formandolo e reinserendolo. Questa è gente vera, poi che Massimo ci siano Franco dei personaggi che Mirta si scandalizzano Merlino per un balcone la vedo una cosa ipocrita. Ma io credo che abbia ragione il ministro Di Maio quando dice c'è un pregiudizio europeo contro questo governo. Il problema è se voi lo state alimentando o lo state placando. Non c'è una manovra, ma gli annunci che avete fatto in queste settimane e negli ultimi giorni hanno alimentato questo pregiudizio. Parliamo del reddito di cittadinanza. Io ricordo bene che lei nel 2014, quando il governo Renzi mise gli 80 euro di bonus, con qualche ragione lei disse è una mancia elettorale. Furono approvate ad aprile, ci furono elezioni europee a maggio. 5 anni dopo, voi ad aprile prossimo introdurrete il reddito di cittadinanza. A maggio ci saranno elezioni europee. Ecco,
Il sospetto che ci sia anche in questo caso soprattutto un calcolo elettorale molto forte può smentire questa impressione? Allora, ma è Luigi Di Maio, si ripercorre il tragitto di Renzi, lui 80 euro, voi reddito di cittadinanza, sempre 10 miliardi sono. Prego Di Maio. C'è uno strano tempismo. Allora, partiamo da un presupposto, che il Movimento 5 Stelle, con il suo programma che ha in piedi da 6 anni e in cui c'è il reddito di cittadinanza da 6 anni, è passato per le elezioni ed è arrivato al governo grazie alle elezioni del 4 marzo. Renzi arrivò dall'oggi al domani lì, non aveva detto niente a nessuno che ci sarebbe arrivato in questo palazzo, il Palazzo Chigi, e soprattutto... fece gli 80 euro per farsi un po' di campagna elettorale per le europee, poi l'ha addirittura ritirati gli 80 euro a un sacco di gente. Detto questo, il reddito di cittadinanza non è una mancia, perché parte da un presupposto: eliminare quell'atteggiamento dello Stato che dà soldi alla gente per starsene sul divano. Io non voglio dare soldi alla gente per starsene sul divano. Avranno la giornata impegnata per lavori di pubblica utilità e per formarsi per i lavori che servono a me Stato. Poi glielo propongo. Se non lo accetta perde il reddito. Se imbroglia perde il reddito. Se dichiara il falso a 6 anni di galera. Quindi qui non si scherza. Non stiamo organizzando pure, mancette Presidente, elettorali. Pure se spende in un posto rispetto a un altro gli scatta la finanza che va a cercare a casa. È così. Oggi l'ha detto il Vice Ministro Castelli. Non ho sentito bene la domanda. Oggi il Vice Ministro Castelli ha detto: guardate che chi ha quel reddito lo deve spendere in Italia, lo deve spendere, dei sottosegretari leghisti hanno detto pure, in prodotti italiani, in prodotti che non siano di, diciamo, che non è che se la gode, insomma, ma che lo usa per qualcosa di utile. Ad esempio la Vice Ministro Castelli ha detto: beh, se uno entra da un euro con questa carta e spende un euro, ora non facciamo pubblicità, ma insomma, per apparecchi, per comprarsi il televisore, gli arriva la finanza. Allora, questo reddito come lo controllerete? Non è bello neanche nei confronti nostri che la televisione non la puoi comprare. Mi sembra il minimo. Semplicemente. Ma ormai la 7 la vediamo tutti in streaming, ecco. Nessuno la guarda più in televisione. E vorrei dire una cosa su questo. Semplicemente abbiamo messo in piedi e stiamo mettendo in piedi un sistema informatico legato alla tessera su cui sarà, alla card elettronica su cui sarà erogato il reddito, che non ti permette di utilizzarla in alcuni negozi. Quindi è molto semplice, si disabilitano alcune spese, perché io non voglio che chi prende il reddito vada a spendere in gioco d'azzardo o in cose che nuociono alla salute. Scusi, Presidente, sono i beni di prima necessità. Ma mi viene un dubbio, io ho 500 euro, lei me ne dà 380, 360. Io prima compravo con i 500 euro il pane, ok? Ora me lo compro con la tessera che mi ha dato lei, i soldi con cui prima compravo il pane e me li gioco, ma che cambia? Semplicemente una cosa, che non è che tutti, io voglio spiegare anche questa misura, qui non è che tutti possono entrare nel programma del reddito di cittadinanza. Il programma del reddito di cittadinanza, come in Germania, come in alcuni stati degli Stati Uniti, come in gran parte degli altri paesi europei, richiede degli impegni. Tu guadagni 500 euro, lei ha detto, no? Te ne do 380, ma quei 380 di, chiamiamolo, differenziale, sono legati 2,80. A un programma di riqualificazione del lavoro. 2,80, spazzando un po' chiedo scusa. È un errore mio, però. Non volevo dargliene di più. Quel programma prevede dei corsi di formazione comunque, dei lavori di pubblica utilità, quindi non è che chiunque potrà accedere a questo programma. Io avrò bisogno di persone che vogliono fare un patto con lo Stato. Allora, mi voglio formare per una nuova chance nella mia vita. Buonasera Luigi Di Maio, ben trovato. Allora, buonasera dottoressa Merlino, buonasera. Allora, lei ha detto prima una frase molto bella, ha detto il cuore contro lo spread. Io questa frase credo che faccia guadagnare molti voti e molta simpatia, ma temo che faccia perdere dei soldi. Le spiego perché, e tra l'altro proprio alle persone che lei vuole difendere. Io mi sono fatta un po' di conti oggi pomeriggio, anche usando a piene mani i conti fatti da Cottarelli, che normalmente è molto affidabile. Lo spread giovedì sera, prima del vostro festeggiamento sul balcone, era 237 punti, oggi ha chiuso a 302, vuol dire che ha preso oltre 65 punti. Secondo i calcoli di Cottarelli, 100 punti di spread sono 2 miliardi e mezzo, quindi in questo caso parliamo di oltre 1,5 miliardi. Per intenderci, i soldi stanziati per il fondo per chi ha perso soldi con le banche, il salvabanche.
salva risparmiatori, per carità, non salva banche, vittime delle banche. Allora io mi chiedo, Tria disse un giorno disse questa frase, disse se noi sforiamo il 2,4 per avere risorse da mettere nel sistema e poi questi soldi li spendiamo in interessi in più perché lo spread si alza, non abbiamo combinato niente. Poi Tria l'avete completamente silenziato, l'avete convinto, lo vediamo sorridente nella foto di stasera. Fatto sta che però il tema, ha ragione Giovanni, il tema dei soldi è un grande tema, perché se la banca mi chiede di rientrare, io dico della banca me ne frego, la banca semplicemente si riprende i suoi soldi, non è che mi dice ah brava, come mi hai risposto bene. Quindi io le faccio un discorso molto pragmatico, non né pregiudiziale né ideologico, pragmatico. Posto che stiamo tutti con voi dalla parte del cuore, non è che alla fine ci si rimettono dei soldi, prego. Io le rispondo con la stessa pragmaticità, perché l'obiettivo nostro non è quello di far saltare i conti, anzi, le dico con enorme consapevolezza di quello che stiamo vivendo, che non appena sarà pubblicato il testo della nota di aggiornamento al DEF, inizieremo l'interlocuzione con l'Europa e spiegheremo gli investimenti, gli obiettivi di crescita, le misure che porteremo avanti, anche la misura del reddito di cittadinanza che è legato a inserire e iniettare nell'economia reale miliardi di euro che ci entreranno nei negozi italiani, nelle imprese italiane, lo spread io sono sicuro che scenderà. Perché inizierà il calo quando avremo concluso questa fase di preparazione della manovra che può destare delle incertezze. Allora, quindi ecco, i 2 miliardi di cui parlava lei sono a consuntivo, non è che adesso abbiamo già perso i 2 miliardi, adesso stiamo in un livello di spread che noi guardiamo con molta attenzione, però se mi si chiede di sacrificare il superamento della Fornero per lo spread io non sono d'accordo, allora, voglio trovare Presidente, ora tocca a Massimo Franco, però le cose ce ho la una domanda. Fare. Allora, voi naturalmente quando si governano l'economia e le finanze di un paese si hanno dei piani precisi, allora entro quando pensate di far rientrare lo spread e qual è il vostro piano di crescita per cui voi pensate, diciamo avete fatto delle simulazioni per cui legate alla spesa di 10 miliardi del reddito una crescita di quanto? Allora, entro quando rientra lo spread e qual è la simulazione? Perché Tria ha detto, prima all'ultima. Prego. Sull'ultima è una non risposta perché nei prossimi giorni lo leggerete dalle stime della nota di aggiornamento al DEF. Quello che stiamo perfezionando è sicuramente il calo nel debito. Presidente, mi perdoni, avete anche mandato Tria a Bruxelles senza questi numeri, infatti esatto. È dovuto tornare indietro subito. Ma Tria è andato a Bruxelles per l'Ecofin che già era convocato, non era la sessione in cui si discuteva la nota di aggiornamento al DEF. Quello che noi abbiamo fatto in questi giorni è fare in modo che nel 2019 si parte col 2,4 e con reddito e Fornero. Nel 2020 e nel 2021, per effetto della crescita e dei tagli che andranno a regime alla fine dell'anno prossimo, potremo abbassare ulteriormente il debito e questo sono sicuro che già nelle pubblicazioni perdoni, dei quindi potrà 2,4 facciamo mercato. Se ho capito bene all'inizio era 2,4 per i prossimi anni, adesso potrebbe essere 2,4, 2,3, 2,2. Stiamo lavorando sul rapporto debito-PIL, che è quello che deve scendere e che ci interessa di più, e quindi agire sia sul numeratore che sul denominatore, che sono la parte fondamentale di tutti questi conti che stiamo quindi facendo. Quindi il deficit però, rimane lo stesso, prima, sì, il deficit rimane, il rapporto deficit-PIL rimane 2,4. Guardi, nel 2019 si va al 2,4 con reddito e la Fornero, poi ci sono degli standard di crescita che non possiamo superare, perché anche se prevediamo una crescita del 2, come dichiarato anche dal Ministro degli Affari dell'Unione Europea, noi comunque dobbiamo stare, per una questione di regole anche tecniche, non oltre una certa soglia che è l'1,5 e 1,6, non vorrei sbagliarmi. Quindi quello che succederà per noi nel 2019 è che la crescita andrà oltre le stime e potremo abbassare il debito e potremo abbassare anche il deficit nel 2020. Però dobbiamo partire a pieno regime con le manovre che abbiamo promesso agli italiani, perché se non manteniamo quindi le voi promesse, prevedete non un deficit PIL minore da quello che ha detto, un deficit PIL minore del 2,4 negli anni successivi. Franco Merlino. Vedremo questo. Ministro, ce l'auguriamo tutti, ma credo che la preoccupazione sia molto diffusa e molto trasversale. Tra l'altro lei dà una versione
molto virtuosa del reddito di cittadinanza. Le ricordo che oggi un suo alleato della Lega, Molinari, poi ha smentito, ha detto che le turbolenze sui mercati dipendono dal fatto che il reddito di cittadinanza non si sa bene neanche cosa sia. Ma per parlare di lotta alla povertà, io mi sono portato alcune dichiarazioni che ho già fatto una persona che di lotta alla povertà ha fatto un mestiere, che è Muhammad Yunus, il banchiere indiano bengalese che ha creato il microcredito. Ecco, oggi Yunus ha detto a proposito del reddito di cittadinanza: il reddito di cittadinanza crea una dipendenza. Non si usano più le proprie personali capacità di credito, ma si dipende da soldi che arrivano da altri. La carità non è una soluzione, è solo un modo, mi scusi, seguo la lettura, per nascondere qual è la vera situazione. La vera soluzione è che le persone sappiano stare sui loro piedi e che le persone utilizzino i propri talenti per creare quello che vogliono. Il reddito di cittadinanza è una specie di carità che nasconde il vero problema. Volevo un suo commento. Posso su aggiungere questo? Una cosa, perché è lo stesso tema, così facciamo una sola risposta. Beh, facciamolo rispondere, perché altrimenti ci pensa troppo e poi si prepara la risposta. Va bene, allora accetto la sfida, però ho anch'io allora, una domanda sulla meglio, cittadinanza. Meglio. Guardi, dottor Franco, le risposte sul reddito di cittadinanza ce le ho pronte da 6 anni, perché mi fanno sempre le stesse domande e io cerco sempre di dare una risposta per spiegare. Però la, però la presentate, però la introducete a un mese dalle elezioni. Ma non è che la introduciamo a un mese dalle elezioni, la introduciamo nella prima finestra utile della legge di bilancio. Non è colpa mia se siamo stati eletti il 4 marzo, ma il governo è partito a giugno e la legge di bilancio si fa tra ottobre e novembre. Abbia pazienza. Ovviamente, allora, su quello che si diceva, io non... No, voglio rispondere sulla frase di Yunus. Si parte dal presupposto che noi... come governo stiamo prendendo soldi, li stiamo mettendo in tasca alla gente, gli stiamo dicendo perché sei povero hai diritto a questi soldi e poi non vedrai mai più lo Stato, prenditi i soldi e non fare nulla. Quello l'ho visto fare per anni da altri governi che davano soldi alla gente in cambio di voti, così, e li davano con strumenti che chiamavano di assistenza sociale, ma in realtà era puro scambio elettorale. Quello che voglio fare io lo voglio fare, lo sto facendo, coinvolgendo anche università, docenti delle università americane, non sovietiche, americane, che hanno fatto un sistema di centri per l'impiego e di reinserimento lavorativo dei disoccupati, sia giovani che meno giovani, che sta funzionando, perché quello che diceva Yunus, le persone devono camminare sui loro piedi, ho capito, ma se a 55 anni uno perde il posto di lavoro, lo devo riqualificare, riformare, almeno datemi le scarpe, lo formo, allora, gli devo dare i soldi allora, per mantenere i suoi figli, almeno per mantenere i suoi figli? Vorrei aggiungere un'osservazione sul reddito di cittadinanza. Lei mi perdonerà, ma cercherò di essere sempre molto pratica, perché sono una donna e una madre e tendo a essere molto pratica. Mi sono andata a vedere gli stipendi di due catene di grande distribuzione. Una è Auchan e l'altra è Conad. Devo dire che sono indignata da quello che leggo, però glieli leggo perché è importante. Un cassiere da Auchan prende 869 euro al mese, un commesso 714 euro al mese e un addetto alla vendita 934 euro al mese. Quelli di Conad sono molto simili, 814, 888, insomma stipendi molto bassi. Io mi chiedo, ma un italiano sano di mente preferisce andarsi a fare... si direbbe insomma andarsi a fare una gran fatica tutti i giorni alla cassa d'Auchan o rimanere a casa e pigliare reddito cittadinanza 780 euro? Io fossi un italiano preferirei reddito cittadinanza. Però un'altra sono gli stipendi italiani questi. Di Maio, sono gli stipendi italiani. Con reddito non se ne sta nessuno a casa. Sia chiara questa cosa. Se ci ritroviamo ancora una volta a dire che uno che guadagna 800 euro si sente fesso perché ce n'è un altro che ne prende 7,80, non si è capito il sistema. Il sistema di formazione e reinserimento dice una cosa molto semplice, che tu se prendi il reddito, fai un patto con lo Stato, devi fare 8 ore di lavori di pubblica utilità, Di ti Maio. Devi formare, hai la giornata impegnata, allora. Poi a un certo punto arriva la proposta di lavoro lo che conosce, non è il lavoro della tua Di vita, Maio. Se non ti va bene perdi il reddito, se Maio. Ti va bene hai trovato un lavoro, lei lo io conosce. Voglio reinserire lavorativamente. Allora Di Maio si deve lasciare, Mirta, veloci. Lei lo conosce, professor Mimmo De Masi?
sociologo del lavoro, certo, che ha fatto. Certo, Mimmo De Masi. Lo sa bene che io lo conosco. Ecco, Mimmo De Masi mi ha detto, da me all'aria che tira in trasmissione, che per riformare i centri per l'impiego, che io purtroppo ho visto con infinite inchieste, ci vogliono 3-4 anni. Lei si rende conto che questo è un grande tema, perché questi qui il lavoro, dove cavolo lo trovano? Diciamo, se sono 5 milioni di persone che ne hanno diritto, sono 3 per 5, sono 15 milioni di offerte di lavoro che devono essere recapitate nel giro di 1-2 anni. È una risposta veloce di Maio, poi la lascio andare che so che siamo oltre, ma ho due flash per lei. Perché parlare della riforma dei centri per l'impiego in 10 secondi non è semplice, io ci provo. Cercando di trasmettere semplicemente un concetto, i centri per l'impiego abbiamo già iniziato il percorso con le regioni per rimetterli a posto e ovviamente in alcune regioni sono al palo, in altre invece vanno molto bene, ma la cosa prima di tutto che dobbiamo fare con un software, non costruendo un nuovo edificio, è mettere insieme la domanda di lavoro delle imprese che chiedono un lavoro qualificato e l'offerta dei lavoratori che abbiamo qualificato già con una formazione. Questo è il concetto e l'ha centrato. Quando abbiamo messo insieme queste due cose abbiamo cominciato a dare lavoro. Senta, onorevole Di Maio, si è deciso entro quale soglia sarà il condono? 500.000 euro? Lo leggerete nei prossimi giorni. Non è un condono, è una pace fiscale, un mistero, ma pace fiscale. È una soglia bassa ed è una soglia che non premia i furbetti, ecco, ma aiuta coloro che sono stati perseguitati da Equitalia per decenni e a cui adesso vogliamo dare una nuova occasione per pagare quello che dovevano pagare e poi cominciare una nuova vita, ma se sgarrano adesso ci sarà la galera per chi evade. Quale che sia la soglia, sarà per cartella o per creditore? Cioè c'è una persona e ogni cartella da 100.000 a 500.000 non si sa. Tutti i dettagli li leggerete nei prossimi giorni. È vero che farete delle clausole di salvaguardia con dei tagli alla spesa, così dice, guardate Europa, noi arriviamo a 2,4, se non ci arriviamo partono automaticamente dei tagli alla spesa. Guardi, noi stiamo cercando tutte le coperture che servono, mettendo in piedi tutto quello che serve dal punto di vista dell'abbattimento del debito. Poi le clausole di salvaguardia non hanno mai scandalizzato nessuno in passato e se serviranno in maniera moderata le potremo anche introdurre, ma non è su quello che si fonda la nostra manovra, la nostra manovra si fonda sulla crescita. Franco, rapidissimo, se il Quirinale non firmasse questa vostra manovra, decidereste l'impeachment del Capo dello Stato? Come lei minacciò nel maggio scorso quando il governo non sembrava che fosse formato? Guardi, non abbiamo nessun sentore di questa azione e anzi voglio dirle sul fatto dell'impeachment che sono contento di aver cambiato idea perché cambiando idea è nato questo governo. Ha chiesto scusa al Presidente? Chissà se toccherà cambiare idea di nuovo. È democristiano Di Maio, c'è poco da fare. Vada a verbale che ha fatto sì, Cristina.